Diocesano dell'Azione Cattolica Ragazzi. Tu hai conosciuto Giovanni Paolo II in qualche modo e come? Non l'ho conosciuto, non ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, però è stato fortissimo l'immagine che Giovanni Paolo II ha lasciato per me, in me e noi, proprio anche come giovani e come ragazzi. Lo ricordo in tantissime occasioni, lo ricordo quando in televisione ci diceva, ci incitava a crescere. Lui era solito dire duc in alto, puntare in alto, ed è stato poi un po' il manifesto anche della nostra vita, del nostro impegno anche in Azione Cattolica, associativa. Ecco, Azione Cattolica, tu sei uno dei responsabili, cioè siamo dei ragazzi che sono più piccoli. Cosa raccontate a questi bambini, a questi adolescenti del Papa Polacco? Beh, un Papa che è venuto da molto lontano, no? Quindi è una figura anche bella. È stato bello anche vedere, soprattutto negli anni in cui Giovanni Paolo II ha sofferto molto, ha sofferto personalmente al termine quindi della sua vita, gli ultimi anni della sua vita, del suo pontificato. È stato bello vedere come questo ha rappresentato una fortissima testimonianza proprio ai ragazzi stessi, per vedere come la vita non è solo, no, come dire, quella spensieratezza eccetera, ma bisogna anche confrontarsi con quel sentimento della sofferenza, quel sentimento della sofferenza umana, che però non fa mai perdere la speranza. Quella speranza con la S maiuscola che ci porta oltre, che ci dà uno sguardo al di là del contingente, al di là del quotidiano, ecco. In questo Circo Massimo in Preghiera ci sono molti giovani, è vero che, ecco, sentiamo dal palco i ringraziamenti, molti giovani, è vero che il rapporto che Giovanni Paolo II aveva con i giovani era speciale, come seguite i paparazzi? Sì, allora, parlo subito di Giovanni Paolo II dicendo che lui stesso, do la specifica dei ragazzi proprio in generale, lui ha detto, parlando della CERE, ma in generale chiaramente rivolgendosi a tutti i bambini e ragazzi poi, no, del mondo, lui ha detto: cari ragazzi, a CR in quel caso vi voglio bene, vi voglio molto bene. Quindi era un sentimento vero, effettivo, che lui aveva verso più piccoli, verso i ragazzi. E come si chiama paparazzi? Lo nella stessa maniera, nel senso che comunque pur si vede immenso, e già questo è testimonianza, già questa è l'educazione dei più piccoli. Grazie a Marco Caporicci, responsabile diocesano di Roma dell'Azione Cattolica dei Ragazzi. Patrizia, vi restituisco la linea dal Circo Massimo per riprenderla più tardi. Grazie a Vania De Luca al suo.